bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vedremo insieme usi e proprietà della salvia. La salvia officinalis è una pianta aromatica sempreverde, a foglie verdi grigiastre, dal profumo fresco e intenso, e fa parte della famiglia delle laminacee. Il nome deriva dal latino salvus, sano, proprio per le sue indiscusse virtù terapeutiche. I principali effetti riconosciuti alla pianta vi sono quelli digestivi, calmanti e antisettici. Veniva utilizzata in forma di infuso per curare l'eccessiva sudorazione o contro l'esaurimento nervoso. Era strofinata fresca come disinfettante sulle ferite o per sbiancare i denti. In forma di impacco invece veniva utilizzata come cicatrizzante. Medioevo la salvia veniva considerata una vera e propria panacea, la più efficace di tutte le medicine. Il suo raggio d'azione era vastissimo e con il verbo salviare si intendeva genericamente la sua prescrizione. Un celebre detto della scuola medica salernitana era: cur moriatur homo cui salvia crescit in orto? Ovvero, come può morire l'uomo nel cui giardino cresce la salvia? E fu proprio la scuola medica salernitana, depositaria della conoscenza medica, a dare a questa pianta il nome di Salvia salvatrix, salvia che salva. La risiteneva anche un potente afrodisiaco maschile, capace inoltre di proteggere le gravidanze e di accrescere la fertilità femminile. La virtù di rinvigorente sessuale trovava nelle foglie cotte nel vino la bevanda d'eccellenza. Infatti, questa pianta veniva somministrata con il cibo, come vino e miele, come tutte le medicine del tempo. E così si cominciò a riconoscergli il ruolo di condimento capace di rendere più buoni gli alimenti. Chiamata anche erba sacra, si credeva che la salvia avesse il potere magico di donare longevità e saggezza. Veniva impiegata nei rituali che riguardano la buona fortuna, la buona salute, nei rituali di guarigione e di protezione. Essere raccolta con un rituale particolare, senza l'intervento di oggetti in ferro, indossando una tunica bianca e con i piedi scalzi e ben lavati. Le foglie di salvia, elaborate secondo determinati rituali, venivano impiegati per combattere gli incubi notturni. Ai fiori di salvia veniva attribuito il significato di salvezza, attribuito sempre alle sue proprietà medicinali. Il video di oggi è giunto al termine. Nel prossimo, che vedrà come protagonista la salvia, realizzeremo insieme un'altra ricetta di cucina medievale. Per Aspera d'Astra, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!